dalla riviera alla pianura, fino ad un panorama viticolo che sorge nascosto tra le colline e le pieghe del territorio, la Romagna del vino e dei calici rappresenta un mosaico, composto da vitigni su tutto il Sangiovese e l'Albana e da una generazione di produttori che tramite un'enologia accorta ed intelligente sta percorrendo sempre di più la via della ricerca della qualità. Di estrema bellezza è il territorio collinare nelle sue sottozone che a loro volta compongono il pregio di una regione grande e storicamente individuata come territorio fertile per l'agricoltura. Anche la tradizione gastronomica è un pezzo del puzzle romagnolo che racconta di sé, su tutti la piadina, vera eccellenza tipica. Nelle cucine si trova ancora lo spirito corale di una cucina semplice e allo stesso tempo godereccia. In Romagna si parla anche di arte e di storia, come nella Basilica di Santa Apollinare in Classe, che custodisce i mosaici bizantini. Nei suoi codici e simboli si possono scovare eco di modi di vivere di un passato in cui la Romagna è stata contesa tra Longobardi e Bizantini. E si può sognare, cercando di interpretare i segni attuali di simili contaminazioni della storia. Romagna è anche e soprattutto stare a tavola, godere di piaceri solidi, liquidi, poiché di vino, ma stabili nel loro centro di archivio vivente dell'opera umana. Vini che sono la ricerca di un occhio approfondito da parte della critica internazionale. Per quanto riguarda la qualità, non ci siano problemi. Abbiamo bisogno di una percezione dei vini romagnoli che per il momento esiste solo in parte. Io partirei intanto nello spiegare alcune cose perché credo che ci aiutino a farci capire. Allora, intanto Emilia-Romagna, che molti confondono, quindi l'Emilia-Romagna, il trattino è la via Emilia, che è l'unica cosa che unisce due regioni che di fatto sarebbero differenti, sia dal punto di vista geologico, cioè l'Emilia è geologicamente completamente differente dalla Romagna, che ha un'unica formazione geologica, e dai suoli, dai vini, che sono completamente diversi, l'Emilia parla di vini frizzanti, la Romagna parla di vini fermi. E poi abbiamo un'altra particolarità in questa regione che secondo me va sottolineata per far capire a chi ci ascolta. Ci sono i vini sopra la Via Emilia, verso sud, e ci sono i vini sotto la Via Emilia, perché sotto la Via Emilia c'è una pianura alluvionale fatta in gran parte di vini bianchi con delle rese per ettari importanti, soprattutto Trebbiano, molto adatto alla spumatizzazione. Mentre invece sopra la Via Emilia abbiamo tutta una situazione diversa, ci sono le colline che arrivano anche a delle altitudini di un certo tipo e si parla di rese per ettaro di produzione molto bassa e soprattutto si parla di Sangiovese, di Albana, di Rebola, sono i vitigni tra l'altro tradizionali della nostra tradizione, cioè, la Romagna ha portato avanti moltissimo i vitigni autoctoni. Non hanno attecchito praticamente per nulla vitigni internazionali. Questo fa parte anche un po' dell'orgoglio romagnolo, nel senso che in Romagna la viticoltura si fa da migliaia di anni, era famosa già ai tempi di Plinio il Vecchio, e quindi probabilmente questo fa sì che l'attaccamento, quello che noi siamo, è un rispecchia l'orgoglio, no, del nostro popolo. Un mosaico dunque composto da sottozone, anime, che identificano il territorio in zone di produzione diverse nelle quali i vitigni autoctoni trovano naturale alcova. Il gioco delle sottozone è nato in questo senso, dal 2011 sono rivendicabili le sottozone della Romagna Sangiovese, e ne sono state ammesse proprio in questi giorni altre 4, e quindi siamo a 16 complessive, e questo consente di aiutare chi entra e chi si incuriosisce al vino di questi territori
a comprenderci nelle nostre peculiarità. La vitivinicoltura sta ripartendo in maniera seria anche nel territorio collinare e preappenninico, con i cambiamenti climatici globali e con il tema della sostenibilità che ci accompagna, credo che sempre di più l'interesse al vino dei territori, chiamiamoli poveri, con terreni che possono avere rese più basse, possa diventare estremamente interessante e attrattivo anche per il racconto che se ne può fare e che ne può venire per tutta la regione. Viticoltura di pianura, dove prevale sicuramente il Trebbiano, con oltre 14.000 ettari di produzione, un Trebbiano che va a costituire le principali basi spumantistiche per il paese e anche per l'esportazione, per tanta parte dell'export. Un Trebbiano che nell'ultimo periodo è stato recuperato, che ha visto nascere il Romagna Bianco spumante per elevare fino alla spumantizzazione anche questa grande attitudine che ci ha visto veicolare per l'Italia e per il mondo queste basi. Poi abbiamo il Sangiovese siamo a circa 6.300 ettari, il Sangiovese che è tutto nella fascia sud dell'Emilia, della via Emilia, una via di 2.000 anni che tiene insieme l'Emilia e la Romagna, e la parte a sud dell'Emilia è esattamente il divisore tra la pianura e la pedecollina e colline. Il Sangiovese con i suoi 6.300 ettari arriva a dare mediamente 12 milioni di bottiglie, in qualche caso si può arrivare anche a 13 e mezzo, bottiglie che sono per la maggior parte concentrate sul Sangiovese base, Sangiovese superiore. Sono cresciute le riserve nell'ultimo periodo fino ad arrivare a oltre 1,5 milioni di bottiglie, ma soprattutto da questi 10 anni di rivendica stanno uscendo circa poco meno di 500.000 bottiglie che hanno un potenziale notevolmente in crescita. La rivendica di sottozona parte dalla riduzione delle rese, o meglio, a essere sinceri, dal riconoscimento di una produzione ridotta dei territori collinari, quindi 9 tonnellate ettaro massimo, ma sovente sono molti, molti di meno. L'Albana è un vitigno che ha dato tantissimo alla Romagna, molto identitario, che si produce praticamente solo da noi, con un grande potenziale di zuccheri e quindi anche di alcolicità, ma anche con una personalità estremamente spiccata, una bella acidità, la presenza addirittura di polifenoli che ne fanno un vino importante di struttura. Dai circa 9.000 ettari, forse qualcosa di più, dell'inizio degli anni 70, c'è stato un calo notevole perché i gusti hanno orientato a vini di maggiore bevibilità. C'è stato un recupero opportuno, soprattutto col merito di alcune aziende che ci hanno creduto dall'inizio, dalla fine degli anni 90 e soprattutto in questi ultimi 10 anni del 2000. L'Albana oggi conta 818 ettari, se ne fanno poco meno di 1 milione di bottiglie, di cui oltre 600.000 nella versione secco, che è quella che sta trainando il settore. L'Albana ha una sua riconoscibilità e ne stanno crescendo anche versioni nuove, alternative, più orientate alla macerazione, ad aspetti ossidativi, ecco, che sono apprezzati, che possono mettere in luce alcuni aspetti di questo grande vitigno, altri comunque in versioni più classiche che sono, diciamo, dalla media maggiormente accolti come accompagnamento del pasto. Vengo con una pennellata alle colli di Imola, colli di Faenza, colli della Romagna Centrale, colli di Rimini. Di queste, la colli di Imola, con poco più di 350.000 bottiglie, ancora un enclave produttiva, quella dell'Imolese, anche per
tagli internazionali o vitigni internazionali in purezza, e, mentre andando più verso il mare è più residuale l'impegno su queste docche, che definiamo minori solamente per numero di bottiglie chiaramente prodotte. Parliamo veramente delle 50, 80, 100.000 bottiglie. Per arrivare alla Colli di Rimini, che attende il riconoscimento del nome modificato in Rimini, un nome che funziona molto anche nei paesi oltreoceano, e che ha rilanciato recentemente la sua Rebola a partire dal vitigno Grechetto Gentile, riuscendo a veicolarla come un vino estremamente moderno. Per approfondire il territorio e i vini di Romagna occorre ora confrontarsi con i produttori, partendo da una domanda molto semplice: perché bere Romagna? Bere Romagna è sinonimo di grande qualità, ma è anche gioia, stare bene, persone e territori meravigliosi. Perché quando sei in Romagna non bevi Romagna? Perché io penso che quando la Romagna può offrire e offre sicuramente degli spunti dal punto di vista enologici insomma interessanti. Prima di tutto bere Romagna è bello, bere Romagna in Romagna, perché sono vini piacevoli, perché sono vini del rapporto prezzo-qualità interessante e sono vini anche che raccontano il territorio. Perché bere Romagna? Perché siamo una terra conviviale, abbiamo un grande cuore, voglia di fare, e negli anni finalmente siamo riusciti a trasmettere tutto ciò anche nel vino. Romagna è festa, perché in Romagna da noi si dice che siamo goderecci, perché la vita bisogna goderselo, e il vino fa parte di questo modo di essere, di godersi la vita. Perché bere Romagna in Italia e nel mondo? Perché la Romagna ha dei vitigni veramente unici, uno fra questi è l'Albana. L'Albana l'abbiamo solo noi. L'Albana è un vino rosso travestito da vino bianco. Perché no? Cioè l'unica cosa che mi viene da dire è veramente perché no? Perché finora è stato spesso no. E perché noi non siamo i primi responsabili del fatto di non essere riusciti a far conoscere nella maniera corretta questo territorio. Perché abbiamo tradizione, innovazione e abbiamo dei vitigni splendidi che hanno trovato in questo territorio la massima espressione. Bisogna bere in Romagna per bere qualcosa di diverso. In Romagna ci sono tante tipicità sconosciute ovviamente al mondo. Tralasciamo il Sangiovese, che ormai è conosciuto un po' ovunque, però se facciamo l'esempio di quello che abbiamo sentito oggi, cioè l'Albana. Bere in Romagna perché oggi la qualità dei nostri vini, soprattutto di collina, è molto elevata e si riesce anche a comprare questi vini a un prezzo che rispetto alla qualità è sicuramente competitivo. Abbiamo un territorio sia collinare, pedocollinare, dove dà dei vini veramente con delle caratteristiche, dei sapori che non sono facilmente ritrovabili in altre zone d'Italia. Considera che Romagna è il territorio più a nord d'Italia in cui è coltivato il Sangiovese e in genere i nostri terreni hanno una grandissima propensione a fare vini di frutto e fragranza. Quindi è bene bere Romagna quando si cerca nel vino note floreali, frutto, grande sapidità e fragranza. Perché Romagna è una realtà sicuramente che ha una storia profonda, forse ancora non nota ai più, ma è una storia che già da tanto tempo può raccontare di qualità e di sicuramente sfumature di un territorio, di vari territori molto unici. Ad accompagnare il pasto, unica nel suo abbinamento con l'Albana, ad esempio, la piadina è una ricetta storica e orgogliosamente conservata dalle Mariette, ovvero le maestre della piadina. La piadina è il pane, diciamo, che sostituiva tutti i giorni nelle
nelle famiglie, nelle case, specialmente nelle case di campagna, dove il pane bianco non arrivava. Per cui si faceva la piedina tutte le mattine, non c'era bisogno di impastare tanto, non c'era necessità di lievito perché nasce come pane asimo. Negli anni 50 poi è subentrato comunque un pizzico di bicarbonato o comunque la bustina del lievito, la classica bustina del lievito, per cui è iniziato a diventare, diciamo, un pochino più leggera, più gonfia, perché una volta senza lievito era da mangiare subito, immediatamente, la mattina dopo nel latte, perché era quello in campagna. E la piedina, ogni famiglia aveva la sua ricetta, perché si faceva con quel che si aveva, quindi elementi molto semplici, farina, acqua, un po' di sale e lo strutto, che in Romagna non mancava mai. A pochi chilometri dal mare, sulle colline, si trovano agriturismi e ristoranti in grado di attrarre turisti da tutto il mondo. Da dove arrivano in particolare e che attenzione hanno nei confronti del vino? Arrivano un po' anche dal mondo, arrivano dagli statunitensi, arrivano dalla Svizzera, dall'Austria, dall'Olanda, dalla Germania, italiani tantissimi. Diciamo c'è un bel interesse che si sta spostando anche verso la Romagna. Sono molto curiosi a assaggiare anche i vini romagnoli, visto, cioè non essendo molto conosciuti, quando vengono comunque cercano qualcosa di autoctono, sono affascinati anche da come vengono allevati i nostri vigneti, da come vengono curati, e la Romagna piace. C'è ancora sicuramente tanta strada da fare, però comunque c'è un bel incontro. Se non bastassero Sangiovese e Albana, esistono anche due etichette che si fanno con vitigni autoctoni rari e riscoperti: il bianco famoso e il Longanesi. Qui nel nostro territorio abbiamo questi due vitigni veramente, veramente interessanti, con una bella personalità, che uno è l'uva famoso, a bacca bianca, semiromatico, e l'altro è il Longanesi, che porta il mio cognome perché è stata la nostra famiglia che ha salvato il vitigno. E dopo, all'interno, diciamo, del nostro consorzio, il vino ci è venuto in automatico chiamarlo Bursot, che è il soprannome della nostra famiglia, perché una volta in campagna ci si conosceva più per soprannome che per cognome, e di conseguenza è sempre stata l'uva Bursot. Un mosaico composto da vignaioli, imprenditori e cooperative. Da essi passa il presente ed il futuro della Romagna del vino. Ci sono tantissime opportunità, abbiamo tanto lavoro da fare, tanto, tanto. Noi singoli come produttori, le istituzioni, sarebbe meraviglioso, e questo io non lo dico da anni, ragionare di concerto con anche le istituzioni, perché noi da soli possiamo fare cose tipo queste, ma un lavoro molto più collegiale darebbe risultati ancora più interessanti. Sicuramente noi puntiamo ad avere maggiore credibilità e autorevolezza presso i grandi ristoranti del mondo e quindi anche conseguentemente a chi acquista e distribuisce i vini in tutto il mondo. Devo essere sincero, noi dobbiamo ancora, ma siamo molto vicini, avere la massima autorevolezza e rispettabilità anche nella nostra regione, cioè siamo ancora a un livello nel quale con grande progressione, perché oggi veramente molti ristoranti importanti nella nostra regione hanno una carta di vini preponderante della Romagna, ma dobbiamo crescere anche lì, quindi noi siamo in cerca di un'autorevolezza che ci spetta. È fondamentale esportare il vino per l'Italia, ne esportiamo complessivamente circa 24-25 milioni in totale, quindi veniamo apprezzati prevalentemente dalla Germania, dalla Francia, dall'Inghilterra, esportiamo anche in America,
e questi sono i paesi che ci danno maggiori soddisfazioni perché tutti gli anni richiedono i nostri vini. E ambasciatori del territorio sono anche i vitigni caratteristici sangiovese ed albana, che poi nel calice trovano forma in diverse versioni. Secondo me il sangiovese e l'albana sono assolutamente ambasciatori del nostro territorio e in tutto il mondo, e la qualità è in crescita, secondo me, evidente da anno ad anno. Ma non c'è solo questo in Romagna, ci sono anche altri vitigni minori, e come quantità e come storia, o quantomeno come tradizione, non come storia. E quelli che noi produciamo personalmente, l'uva longanese e l'uva famoso chiamati Bursone e Rambera, hanno storie veramente millenarie, ma poi dopo, per una pausa di altrettanti anni, sono rimasti nascosti in quelli che sono le nostre situazioni culturali del nostro territorio. La ricchezza dell'Albana è la versatilità. Io sono onesto, fino a non tanto tempo fa dicevo: chi la vinifica in bianco, chi la vinifica orange, chi la vinifica in anfora, in cemento, poteva creare confusione. Ma il bello dell'Albana è proprio questo, che uno lo può raccogliere ai primi di settembre da un vino verticale, nordico, fresco, uno lo può raccogliere a fine settembre facendolo macerare sulle bucce e da un vino orange, complesso, diverso, senza poi pensare che l'Albana è possibile farla in versione spumante, in versione secca, in versione dolce, in versione amabile e anche in versione passita. Per l'Albana l'identità del calice va letta non in uno stereotipo che renda unico il vino, ma rispettando quelle che sono le sue caratteristiche di base, quindi alcolicità, presenza di tannini e profumi leggeri di fruttato, nelle sue versioni soprattutto secco e passito. L'Albana non potrà mai essere, non dovrà mai essere il vino light per le occasioni più leggere. È un vino importante e come tale, a nostro avviso, va comunque gestito a livello enologico. È un vino con grandissime potenzialità, sia in versione giovane, ma anche se tu l'assaggi con 4-5 anni di invecchiamento, quindi è un vino che ha un potenziale non indifferente. Poi anche la versatilità, perché noi oggi l'abbiamo sentita in versione frizzante, spumantizzata e in versione dolce, e noi la presentiamo in una versione secca, dove però tu potresti anche trovare sulle versioni secche e ferme, puoi trovare anche la versione ossidata, microossidata, che è tutto un altro vino, dove è un vino sicuramente meno fresco, sicuramente meno giovane, però è un vino da meditazione, è un vino che su alcuni abbinamenti con la nostra cucina funziona benissimo. Sappiamo che la gente ci sta riconoscendo la qualità, e quindi quando qualcuno ti riconosce la qualità ti riconosce anche un prezzo più alto. Chiaramente dobbiamo allargare questo pensiero, dobbiamo allargare questa voglia in molte più aziende. Dobbiamo confrontarci di più con... Purtroppo siamo in poche a confrontarci col mondo esterno, e questo è una grossa difetto di noi di Nerioli Romagnoli. Per fortuna che ne è nata un gruppo di persone che invece si stanno confrontando, quindi stanno vedendo cosa c'è in giro, stanno portando qualità nell'Albana e nel Sangiovese, e quindi stanno anche richiedendo dei prezzi più vicini alla loro valore. Abbiamo un grande cuore, voglia di fare, e negli anni finalmente si è riusciti a trasmettere tutto ciò anche nel vino. E si è fatto grande lavoro in campo, successivamente anche in cantina, ed oggi si può dire veramente di avere uno standard qualitativo molto alto. Il curioso caso di Modigliana, in sede preappenninica al confine quasi con la Toscana, con la presenza di bosco e freddi inverni, il Sangiovese prende un piglio decisamente più verticale. Sì, Modigliana è la sottozona di Romagna dove possono trovare esaltati i caratteri legati all'altitudine, alla presenza del bosco e ai suoli sabbiosi sciolti. Quindi qui tutti i vini, Albana, Trebbiano, Sangiovese, diventano verticali, quindi perdono potenza ma assumono molta sapidità e mineralità. Diciamo che sono vini in cui si percepisce molto la memoria marina dell'Appennino che emerge dalle acque 25 milioni di anni fa.
Modigliana sicuramente si contraddistingue rispetto alle altre sottozone della Romagna, uno perché è stata anche un po' il faro, ecco, della qualità della storia vitivinicola romagnola, con appunto di produttori che hanno già da tanti anni elevato, ecco, quella che è la produzione sia del Sangiovese ma anche di altre tipologie di vino. Il racconto della Romagna dunque passa attraverso le parole di chi il vino lo produce, dai sogni, dalle speranze e dalla capacità di fare squadra. Allora, se io mi rivolgo ai produttori, gli faccio un appello all'unità. Abbiamo creato questa sottozona del Sangiovese e tra di loro devono essere molto coesi nel cercare di far percepire perfettamente la loro sottozona e anche, come dire, aprirsi al mondo. Noi abbiamo aziende più strutturate, aziende meno strutturate, più piccoline, per le quali è sicuramente più difficile fare questo lavoro, ma insieme alle altre, a quelle più strutturate, questa possibilità di aprirsi al mondo è importantissima. La Romagna, dei suoi vini da scoprire accanto ai suoi piatti di terra o di mare che sono capisaldi, ha solo da aspettare che il futuro sia ricco di storia da scrivere come l'è stato il suo passato.